Salve a tutti, sono Giuseppe Iannello, sono un fotografo. Mi sono laureato in Galles, a Newport, in fotografia documentaria nel 2017 e ho fatto subito dopo rientro in Sicilia, dove attualmente lavoro. La fotografia per me è stato un modo di esprimermi, è stato il linguaggio che mi ha permesso di esprimermi. Non sono bravo con le parole, quindi forse mi è venuto più semplice utilizzare come strumento espressivo la macchina fotografica. Ultimamente lavoro molto cerco di spingere un pochettino con la fotografia utilizzando anche altri linguaggi, non soltanto quello fotografico, per cui il mio ultimo lavoro, per esempio, che presento, che si chiama Ghana Palermo, è un lavoro che ha preso vita tanti anni fa. È un lavoro sui ritratti che dovevo portare avanti appunto per l'università. È che dopo l'università ha visto evolversi in qualche modo per parlare di altro. Le immagini non sono soltanto quindi dei ritratti, ma il ritratto nella forma di figurine Panini mi permette di giocare un pochettino con il linguaggio. Per cui nelle immagini che presento si vede chiaramente la figurina Panini, è quello che mi interessava far capire, insomma, giocare un pochettino con quello che noi vediamo, quello che noi percepiamo, con quello che in realtà è. Per cui, quando noi pensiamo ai calciatori e alle figurine Panini, chiaramente pensiamo subito a uno stile di vita di un certo tipo, a un lavoro, appunto, quello di calciatore che nella vita qualsiasi bambino che è vissuto, insomma, per strada, in qualche modo comunque, fin da piccoli si è sempre, almeno nell'immaginario collettivo, c'è la voglia di diventare un calciatore quando si è piccoli. Per cui ho voluto giocare un po' con il desiderio, che qualsiasi bambino ha, con i desideri appunto dei ragazzi che ho fotografato. I ragazzi che ho fotografato fanno tutti parte da una comunità ghanese qui a Palermo, giocano tutti la domenica mattina, si incontrano tutti la domenica mattina al Foro Italico, questo prato che dà sul mare, sul lungomare di Palermo. Si incontrano, si allenano, si divertono, è l'unico momento libero della loro settimana. Molti di loro tra di loro appunto non si conoscono, ma si incontrano solo in quel momento, per cui passano del tempo insieme, si divertono e cercano di dimenticare ciò che hanno passato durante la settimana. Per cui se da un lato dall'immagine si vede appunto la classica figurina Panini con il riquadro, la scritta della squadra, eccetera, eccetera, nel retro della figurina ho pensato di fare una breve intervista ai ragazzi che ho fotografato chiedendo qual è il loro desiderio, da dove vengono e qual è il loro futuro in qualche modo. Per cui c'è questo doppio binario dove da un lato si percepisce l'immagine di un calciatore, o almeno quello che sembra essere un calciatore, con il retro dell'immagine dove appunto si evince che la vita non è quella di un calciatore, ma di fatto il desiderio è quello di qualsiasi persona, nel senso che alcuni di loro hanno il desiderio appunto di andare a vivere fuori, di raggiungere la propria famiglia, i propri amici che si trovano fuori, o anche semplicemente quella di continuare una vita di studi. Per cui ho voluto appunto giocare con questa ambiguità del desiderio e dell'immagine vista in un determinato modo.
Io quindi nei miei lavori c'è molto, in qualche modo c'è molto, c'è un approccio con il territorio, c'è un dialogo col territorio e questo si evince non solo da quest'ultimo lavoro, ma anche dai lavori che ho realizzato precedentemente, per cui pur trovandomi all'estero, fino a qualche anno fa, il mio desiderio era quello di tornare in Sicilia e realizzare qualcosa in Sicilia. A cui sono fortemente legato, per cui sì, l'approccio è quello di parlare in qualche modo di ciò che mi sta più vicino, che mi sta a cuore ed è quello del mio territorio di appartenenza, quindi la Sicilia, l'Italia. Grazie a tutti.